Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti voi da Manuel, questo è il bar del calcio. Manuel è un pochino affaticato, ma ci sta, questo è il bar del calcio, benvenuti a tutti voi, partiamo subito con la nostra intro. Cari amici, ben ritrovati a tutti voi. Per prima cosa vi invito a mettere un bel mi piace al contenuto che state per vedere, a condividerlo qualora lo meritiamo, mi raccomando, e soprattutto vi invito a prestare un minimo di attenzione in descrizione ad ogni video. Trovate dei link riepilogativi all'interno del quale, in uno di essi, trovate tutte le informazioni riguardanti il bar del calcio, tutte, 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 e nell'altra, qualora ne siate interessati, trovate la possibilità per acquistare uno dei miei libri. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Ho ricevuto nei giorni scorsi una mail molto bella che non posso non attenzionare, e che vado subito a leggere insieme a voi. Manuel, ti scrivo una mail per potermi permettere di fare un discorso più articolato. Volevo sottoporti un ragionamento che faccio da anni, ma che mi è venuto in mente dopo aver visto l'ultimo video su Nuno Tavares. A parte l'esaltazione generale, secondo me eccessiva, ma giustificata data la penuria di terzini negli ultimi anni, io credo che Nuno Tavares farà un gran bene con la maglia della Lazio. Questo perché inevitabilmente i giocatori considerati esuberi in Premier League, che vengono poi nel nostro campionato, si dimostrano spesso top player, anche se sono avanti con l'età. Alcuni esempi potrebbero essere il nostro amato Lucas Leiva, sicuramente il mediano più forte che abbia visto alla Lazio, dato che essendo un 2000 ho ricordi a partire dal 2007-2008. Smalling, Matic, Mkhitaryan, Lukaku, Pulisic e lo stesso Pedro. Altri nomi meno altisonanti sono Darmian e Zappacosta, fino ad arrivare ai più giovani Tomori e Loftus-Cheek. Per il futuro, ad esempio, io vedo una grande annata di McTominay, anche in ottica fantacalcio. In virtù di ciò, io non comprendo come la Lazio faccia molto tirate operazioni del genere, dato che spesso il prezzo di cartellino è molto basso, addirittura zero. Quest'anno io, ad esempio, avrei preso velocemente Martial, mandando via Pedro che non ne ha più, e Matip, una volta aver venduto Casale, sicuramente più funzionale di Gigot. Saranno sì dei giocatori che hanno avuto dei problemi fisici, ma se fai tutti quegli anni in Premier con United e Liverpool, sicuramente in Italia fai ancora la differenza. Un saluto, Alessio. Allora, ringrazio l'amico Alessio, soprattutto per il tempo che mi ha dedicato, perché quando uno scrive una mail, questa gli è costata 5-6 minuti del suo prezioso tempo, quindi lo ringrazio di cuore ad Alessio, che ho già preallertato. Quando faccio un video di risposta a qualcuno, io rispondo sempre nei commenti, sotto i video, nelle mail, lo dico. E questo è uno dei casi, quindi grazie Alessio. E Alessio ci apre un mondo per fare una riflessione generale, che ovviamente per quanto riguarda noi i malati di Lazio finalizza alla Lazio, ma non solo. Ha fatto un bel discorso Alessio, io condivido tutto di Alessio, condivido tutto dalla A alla Z di quello che ha scritto. Ma mi piace anche andare un pochino ad articolare questa situazione qua. Ragazzi, tutto nasce dalla Premier League, una Premier League che per distacco in Europa è la lega più ricca, è il campionato più ricco perché ha una modalità di spartizione degli introiti dovuti ai diritti TV completamente diversa rispetto all'Italia. È una Premier League dove la più povera, quella che prende meno introiti TV della Premier League è assolutamente superiore alla più potente e la più ricca d'Italia, e già questo crea uno squilibrio clamoroso. Ma è una Premier League che ha fatto del calcio una delle sue principali industrie di prodotto interno e ha investito bene,
La mentalità della Premier League è lontana anni luce da quella italiana. La mentalità che si è messa in Premier League non è quella di accaparrare più soldi possibile. La mentalità che ha applicato la Premier League è quella di resettare tutto, costruire un calcio che piaccia, e il calcio anglosassone proprio per tradizione piace tantissimo, perché è bello, ragazzi, più bello di tutti. Ci sta niente da... Non c'è il tiki-taka spagnolo, non c'è il difensivismo italiano, raga, la Premier League è bella. La Premier League è il campionato più bello per distacco, per tante cose, è proprio il calcio che è meraviglioso. Cioè, gli inglesi, in Inghilterra si gioca il vero calcio, punto, a capo. Poi può piacere o meno, ma per quanto riguarda il mio modesto parere, in Inghilterra si gioca il vero calcio. Ma torniamo un'altra volta a bomba all'argomento. La Premier League incassa tanti soldi perché offre un ottimo spettacolo, ma questi soldi li reinveste. Questi soldi in Premier League non vengono messi tutti in saccoccia, vengono reinvestiti. È questo il discorso. Vengono reinvestiti. E da qui nasce una Premier League che ha delle potenzialità economiche certificate, assestate negli anni, e a quel punto è una Premier League che praticamente fa scaccomatto a tutti. La Premier League è un po' come gli arabi, il calcio arabo dell'anno scorso, la bolla araba dell'anno scorso, solo che la Premier League è una costante. La qualità delle squadre è altissima. Torno a te, Alessio. La qualità delle squadre è assolutamente altissima. E ovviamente quelli che da loro sono, uso una parola brutta, dispregiativa, ma non è quello il significato che voglio dargli, gli scarti, sono gli scarti, i panchinari in qualunque altro campionato, ma principalmente in un campionato modesto come è quello italiano, rischiano seriamente di farla da padrona. E Nuno Tavares, così come tanti altri nomi che ha fatto il nostro amico Alessio, che ringrazio ancora per questo ottimo e meraviglioso spunto, ne è la dimostrazione. Ora la domanda è, andandoci ad addentrare ancora di più nel mondo Lazio, e qua sì che c'è qualcosa da capire. La domanda è, perché la Lazio non attinge da quelli che io in maniera errata definisco scarti della Premier League? Perché uno scarto di Premier League di 30 anni, ma anche di 31 anni, è in grado per almeno 2-3 anni di rappresentare davvero un top player nel campionato di Serie A. Ora non voglio mandarmi all'esempio ristretto di Nuno Tavares, che ha fatto una partita e sta celebrazione un po' romanista di Nuno Tavares, questo esagerare, lo sapete, non lo condivido, già ve ne ho parlato. Ma ci sono tanti altri giocatori che abbiamo preso dalla Premier League che hanno davvero certificato la correttezza di quello che il nostro Alessio ha scritto. La domanda che ancora di più mi pongo e che mi mette rabbia è un'altra. Vi ricordate quando Fabiani fu eletto, nominato ufficialmente, qua devo chiamare in causa la community, quella più vecchiotta, il ruolo di direttore sportivo della Lazio? Cosa vi dissi io, ragazzi? Aspettiamoci qualcosa dal mercato inglese, perché Fabiani è molto ben messo sulla gestione del calcio inglese, è ben abbanicato, ha ottimi contatti. Quest'estate apre il calciomercato, ragazzi, aspettiamoci qualche cosa che abbia a che fare col calcio inglese, proprio per le motivazioni appena date riguardanti il nostro DS Fabiani. E non a caso, pronti, partenza via, la famosa telenovela Greenwood, no? Fatta questa ampia premessa, da laziale deluso ancora di più, la domanda è, dando per certificato che dal mio punto di vista quello che ha scritto il nostro amico Alessio in questa mail è veritiero al 100%, è proprio vero, stop, punto, senza se e senza ma è possibile che la Lazio non ha trovato altri Nuno Tavares, porto lui come esempio, da portare alla Lazio? Non è che magari la Lazio, vincolata da questa sua linea, che poi nelle ultime ore di calciomercato ha infranto, di non prendere più trentenni o ultra trentenni, si sia privata di ghiotte occasioni da prelevare in Premier League? Caro Alessio, hai ragione in tutto e per tutto. E la cosa che, amico mio, mi porta ad essere dalla tua parte ed essere profondamente deluso è che secondo me
questa lettura che stiamo dando a questa lettura in coda che stiamo dando al mercato. Tra l'altro, devo fare ancora il video sul mercato della Serie A che mi avevano chiesto. Al mercato della Lazio, non vorrei che vada a rappresentare l'ennesimo segnale concreto di disorganizzazione. Perché se tu magari invece fossi partito già da luglio con l'intento, non quella chiusura netta che hai imposto e che ha detto pubblicamente di non prendere trentenni o ultra trentenni, perché l'obiettivo è ringiovanire la squadra, e poi ragazzi, pure questo andremo a vedere, non è che poi l'ha ringiovanita tanto, ti dico la verità. L'hai abbassata l'età media, ma non la Lazio è sempre tra le 4-5 più vecchie della Serie A, se non mi sbaglio. Detto ciò, non vorrei che tu all'inizio hai detto non prendo trentenni o chi c'ha più di 30 anni, nell'ottica di ringiovanire la squadra. Attenti, e ci sta. Però poi tu questa linea l'hai infranta, perché stavi con l'acqua alla gola e ti sei mosso di cacca, all'ultimo giorno di mercato, andando a prendere Gico, nessuno me ne voglia, povero Gico, almeno per quanto mi riguarda, ripeto, è stato accolto non benissimo, ma io devo dire quello che penso e poi sono pronto da persona intelligente a chiedere scusa allo stesso giocatore. Ma detto ciò, prima dici che prendi trentenni, poi in chiusura del mercato sei disperato e ti attacchi a Gico, non è che ti sei privato inutilmente di queste occasioni che la Premier League ti dà a iosa. Ragazzi, la Premier League ti dà occasioni clamorose. Ora Greenwood dell'anno scorso, per esempio, no? Un'occasione davvero clamorosa. Giocatore da ricostruire, per carità, siamo d'accordo su 250.000 cose. Giocatore ma giocatore sull'aspetto tecnico indiscutibile. Ecco, non vorrei che la Lazio e Alessio abbia riportato tutti noi con i piedi per terra, andando a fare questa riflessione che in qualche modo certifica il fatto che questa Lazio, ahimè, ha fatto i disastri e si è mossa proprio male male in termini anche di tempistica, ma anche in termini di strategie, di linea di strategia da seguire. Quindi vado a concludere nel ringraziare ancora Alessio per questo spunto. C'hai ragione, la Premier League è assolutamente un catino dal quale attingere in maniera importante. Poi chiaramente tanti di voi diranno che sì, è vero, Manno, c'ha ragione, ma anche gli ingaggi là sono alti e non sono all'altezza, ad esempio, di squadre come la Lazio. Sono d'accordo con te, però ti chiedo, a te che magari stai obiettando in questo modo, l'anno scorso chi lo pagava l'ingaggio del Manchester United di Greenwood? Greenwood prendeva un buonissimo stipendio che per molte squadre di Serie A era assolutamente sopra la media. Raga, le squadre inglesi, pur di togliersi, vale un po' come per noi, con le dovute proporzioni però, pur di togliersi, vale un po' come per noi, tranne che Palazzo. Giocatori che sono pe un peso, cosa fanno? Pagano parte dello stipendio. Poi si vengono a creare dinamiche, magari che ne so, per un anno te paga il Manchester metà dello stipendio, il secondo anno te lo paga il Manchester metà dello stipendio, nel mentre hanno portato a scadenza il contratto di questo giocatore è riconoscente alla Lazio di turno che l'ha preso e l'ha rilanciato, si comincia a ritrattare sul nuovo contratto, il Manchester si è sganciato a livello contrattuale dal giocatore che ha portato a scadenza e tu Lazio magari ti ritrovi, hai la fortuna di avere un giocatore che ha già un rapporto diretto con te e parti in vantaggio per fargli fare un nuovo contratto che lo lega realmente a te. Cioè, capite, sono tante le dinamiche che si vengono a creare dietro a questo discorso. Sono davvero tante. Bisogna solamente essere bravi a muoversi. E così come ci è arrivato il nostro Alessio a fare un ragionamento del genere, io non posso non pensare che non ci sia arrivata la Lazio. Una squadra che è in cerca di occasioni. E Nuno Tavares, qualora confermasse quello di bellissimo che ha fatto vedere contro il Milan, è la dimostrazione che con pochi soldi, perché la Lazio non ne ha, con pochi soldi tu puoi fare un mercato intelligente, non prendere nomi altisonanti, ma prendere nomi funzionali e soprattutto già pronti, perché vengono da un calcio qualitativamente sotto tutti i punti di vista, economico, dinamico, a livello di intensità. Sotto tutti i punti di vista, nettamente superiore al calcio italiano, che oggi è tra i peggiori qualitativamente parlando a livello europeo. Fatemi sapere ovviamente anche la vostra nei commenti. Io vi mando un abbraccio forte.
da Manuel e come sempre, Forza Lazio a tutti voi.